legare categorie economiche, rappresentanti sindacali, sindaci del Valdarno fiorentino e aretino, della Val di Sieve, perché possa esserci in una macro area che va oltre il singolo comune quella prospettiva di reinserimento nel mondo del lavoro di coloro che, pensate alla Bekaert, hanno visto chiudere la loro azienda. Certo, ci sono stati momenti significativi, penso alla ricollocazione sulla Laica di 60 di questi lavoratori, penso all'inserimento anche individuale progressivo nel tessuto economico, penso al lavoro che ha fatto Arti, la nostra agenzia che regola e disciplina i centri dell'impiego, e onestamente penso che questo sarà ancora più necessario, perché poi nel Valdarno ci sono situazioni di crisi, penso a quello che sta vivendo la Firem, ma penso anche alle prospettive come nella meccanica farmaceutica oculistica. Proprio in questi giorni ero con la sindaca di San Giovanni Valentina Vadi a inaugurare un nuovo stabilimento. È un modello, quello del patto del lavoro per il Valdarno, che possiamo riprendere per tante altre realtà territoriali della Toscana. Questo protocollo ha più obiettivi. Da un lato continuiamo a chiedere e a insistere affinché si lavori incessantemente per la reindustrializzazione. Una reindustrializzazione che passa ovviamente da un impegno del Mise, con cui stiamo continuando a interloquire. Dall'altro ci impegniamo sulla formazione, sulle politiche attive del lavoro, per far sì che quelle lavoratrici e quei lavoratori che attualmente non sono stati ancora rioccupati possano trovare una prospettiva occupazionale. Questo è il nostro obiettivo, nessuna e nessuno di loro deve essere lasciato solo. Il punto era ed è dare una nuova speranza ai lavoratori che hanno subito questa ingiustizia profonda, e le istituzioni, facendo qualcosa di inedito, hanno provato a mettersi in campo e a mettere insieme i vari soggetti con l'obiettivo di avvicinare l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro. Io penso che il protocollo che mette insieme il territorio del Valdarno aretino e fiorentino possa rappresentare anche un punto di riferimento esportabile in altre realtà con crisi analoghe. Diciamo che questo protocollo riunisce le intenzioni degli enti, dei soggetti coinvolti, che sono i sindacati, le categorie economiche e anche i comuni. Tutti i comuni del Valdarno, Fiorentino Aretino e della Val di Sieve hanno aderito a questo protocollo, perché è l'unico strumento che abbiamo, facendo sinergia tra tutti i soggetti coinvolti, per in primo luogo trovare una risposta per la ricollocazione di tutti i lavoratori ex Bekaert. Molti in questi mesi hanno trovato un reimpiego, ma sono ancora diversi e decine quelli coinvolti nella vicenda, e quindi a loro dobbiamo in primis dare una risposta, dare loro appunto una opportunità per ritrovare lavoro sul territorio.